quello che posso dirvi per la conoscenza diretta è che voi siete vittime della Libia. Cioè, quest'opera non è che sia venuta da voi per ragioni trasportistiche, tu vi ricordate. Un altro dirigente autostradale, che conosce lui, posso dirvi, che vi faccio il nome, qualche mese fa aveva confidato lo scandalo, perfino per loro, del fatto che il governo, proprio all'ultimissimo momento, avesse come ultimo gesto affidato in presidio quest'opera, tirandolo fuori in quella che era più o meno una sorta di limbo, si aspetta a vedere, i soldi non ci sono, comunque l'opera non era urgente. Gliel'ha data semplicemente perché l'Impregilo aveva avuto già l'appalto, la concessione per l'autostrada della Tirrenica della Libia, quella che Berlusconi aveva promesso dei dati. Siccome per le note di vicende della Libia, questo è un lavoro per cui l'Impregilo, diciamo che aveva già regalato i pacchetti di frutti di mare a tutti i partiti politici, gli è stata data per compensazione questo operatore. Cioè voi siete su questo perché si doveva dare qualche cosa a qualcuno che aveva già omaggiato, come si dice. Ora, voi forse non vi rendete probabilmente conto dell'impatto dell'opera. Questa opera qui va vista nel complesso. Se si ottiene qualcosa, si ottiene ragionando su tutto, sono rapporti di forza. Ora, se voi già accettate il fatto che l'opera c'è e andate a dire, ma sentite, ragionevolmente, questo dato è sbagliato, questa cosa non possiamo viverci, siete perduti. Loro non hanno nessun interesse, non c'è nessun interesse nelle grandi opere pubbliche, lo vediamo noi per la nostra esperienza, perché abbiamo avuto tante, ma neanche quelle con cui abbiamo ragionato con molti altri, con cui abbiamo dovuto parlare, anche in Svizzera. Insomma, bisogna ragionare perlomeno da posizione di forza. Se voi non maturate un pacchetto di obiezioni radicali all'opera stessa, voi partite già svantaggiati, partite da un punto in cui uno sprullone vi buttano giù. E comunque le opere pubbliche sono molto peggio del peggio che c'è su. Questa è la versione buona, è un po' lo specchio dell'alloro, si dice un po' così. Ma poi l'opera pubblica è estremamente, cioè l'opera pubblica è o molto utile o molto dannosa. Cioè deve essere estremamente utile perché comunque è dannosa. Le aree, come giustamente ha detto, le aree di cantiere si sembrano molto limitate, ma intorno alle aree, un'impresa che viene in un cantiere, a un certo punto, questo vorrei poterlo dire con le parole dei sindaci svizzeri che siamo andati a incontrare per Gottardo, loro ci dicevano come noi credevamo, in realtà una grande opera viene e non ha vincoli per niente per nessuno. I quantitativi che avrà bisogno di acqua, di energia elettrica, moltissimo, gli sversamenti che farà, i depositi temporanei, i collegamenti provvisori che poi diventeranno definitivi, le indicazioni delle aree, quello che serve se lo prendono. Queste sono imprese, devono lavorare e hanno ormai un mandato del governo, sono coperte da una pubblica utilità, sono convinti che tutto il territorio è di pubblica utilità. Quindi non aspettate rispetto, non aspettate né considerazione. Ma sì, certamente il comune della regione appoggia, potrà ottenere qualche cosa, un viadotto spostato di 500 metri, un metro di meno, ma sono stati gli impatti, quello che resta. Gli impatti sono che dei corsi d'acqua, soprattutto in queste zone dove comunque non sono regimi idrici molto forti, insomma il cemento si fa con gli additivi chimici, che sono estremamente velenosi, e questi scappano. Le vasche di depurazione sono fatte per depurare di solito le cose urinarie, i materiali in sospensione. Non sono fatti, almeno quello che ho visto io anche recentemente, per depurare questi sversamenti, che non dovrebbero esserci, inteso. Però purtroppo succedono. Quando vedete che l'acqua diventa di quel verde acceso o di blu acceso nel pozzo di scavo, è perché lì sono fiti questi, che sono a base di arsenico, sono tossici. Ma la cosa più grave di solito, per tutti voi che ci vedete, sono comunque le polveri. Le polveri sottili, le polveri i millesimi di PM10, 10 milionesimi di metri, cioè 10 millesimi di millimetro. Io ricordo che fino agli ultimi anni 90 i laboratori mobili della regione neanche le rilevavano. Poi esplode il problema. Noi nell'ultimo progetto 2010 abbiamo letto, scritto dai progettisti, che comunque l'effetto di cantiere sulla valle, che notate bene che è una valle che è attraversata soprattutto da gallerie, sia un rapporto un po' superiore. Se vai dal progetto che io avevo sotto gli occhi, voi avete, voi, perché vi dico voi, 53 km, perché non crediate che quello che succede a 50 km di distanza non mi interessa. Quando si dice l'opera, si dice tutta, sono tutti coinvolti, perché poi nel piano dei lavori che sarà quello definitivo, tutto può essere cambiato. Perché loro non si sbilanciano prima per poter poi fare quello che... Perché questa è una logica di impresa.
una grande impresa non è fatta per far soldi, non per fare beneficenza. Se volessero fare beneficenza farebbero imprese, farebbero cose diverse. Queste sono cose fatte di movimento terra e di cemento. Io vado a pezzature, non conosco l'opera, ma so più o meno i fabbisogni. Se è vero che, come i dati che ho io, sono 53 km, di cui 40 in gallerie, 14 in... più o meno ci sono 12 milioni di metri cubi di movimento terra e più o meno ci saranno un 3 milioni di metri cubi di cemento. 3 milioni di cubi di cemento, dovete pensare che una delle torri gemelle, se vi ricordate come erano, era 1 milione di metri cubi. E allora pensate di fare, di mettere i sacchi di cemento, di fare una torre gemella e poi fatene 3, ed è il cemento che vi dovranno portare per le strade, più o meno sperando di non spargere troppo in giro, perché comunque il cemento aumenta molto il livello di piombo dell'aria, e dovranno impastare, cementare, quei 10 milioni di metri cubi che saranno tirati fuori, tritati, scelti, divisi, portati a spasso, quello che sarà inquinato, speriamo che lo mettono dove guarda quello inquinato, di sotto lo mettono lo stesso, perché c'è una legge che ultimamente ha deliberato, ha depenalizzato queste cose. La famosa faccenda del Mugello, Mugello è poi finita con una dichiarazione grandiosa e che vi dice tutto quello che vi aspetterà. Dice che comunque i danni sono connaturati a un'opera pubblica. Cioè è inutile che la gente rompa le scatole alla magistratura e allo Stato vantando poi i danni che ha fatto un'opera. Quando si accetta un'opera e si discute prima, comunque quest'opera inevitabilmente, cioè non si può fare una grande opera pubblica, una grande linea di velocità, una grande autostrada senza creare dei danni. Poi lo Stato con le compensazioni, cioè le compensazioni sono quella cosa, per spiegarvi, con cui hanno pagato il fatto che nel Mugello si ripompa su quello che ormai i torrenti non portano più e si deve ripompare se non gli avete dato un buttino. Cioè la compensazione non è qualcosa che un'opera pubblica che si mette in tasca, altrimenti via là di qualche parcheggio, perché quel tanto asfalto, magari un parcheggio in più lo fanno. Le compensazioni saranno, se va bene, il tacone, come si dice, che metteranno su qualche danno che fanno, che faranno la grande, perché il vero affare non è di evitare di fare danni, il vero affare, come si comporta, è di fare i danni per fare in fretta i lavori guadagnando il più possibile. Poi ci sono molti danni, molto meglio, perché questo sarà poi un incentivo per lo Stato di dare molti soldi, che sono le stesse imprese che decidono, sono le stesse imprese che decidono come riparare i danni e che fanno tutto loro. Quindi, l'impatto, fate quando vi dico che movimenteranno 12 milioni di metri cubi, certo la parte metteranno vicino, fate quando un cambio ne porta 12 metri cubi, E questi cambi viaggiano, sì è vero, dovrebbero essere coperti, per carità, dovrebbero anche lavare le ruote, dovrebbero rispettare certe fasce orarie, scordatevelo. Noi quando nell'ultima grande opera pubblica, che è stata la più grossa grandiglia fatta in Italia in quel periodo, i camion erano tutti della provincia della Basilicata, non per altro, perché là c'erano imprese che non avevano dell'indirizzo di residenza. Comunque, questa roba qui vale i subappalti. In realtà, quando si c'è un genere a contratto, poi i subappalti bisogna arrivare al quarto livello perché ci sia veramente qualcuno che lavora. In realtà i lavori sono fatti dal quinto livello, che molto spesso i subappalti ancora al sesto, che sono quelli che fanno io. È una delle tante ragioni che abbiamo elencato, che è quello che fa lavori. Voi capite se il quinto o sesto livello vi fanno dei danni, prima che voi reclamiate a livello, non dico del genere contratto, ma del coach, o del consorzio di pesca che ha preso quel tratto lì, non arrivate mai. C'è esperienza del Mugello, una lettera bellissima che ho scritto, che dice: noi quando siamo stati in tutti gli osservatori, in tutte le unità, che abbiamo scritto tutti i documenti, abbiamo avuto tutte le garanzie, poi. Noi facciamo le osservazioni, le nostre lamentele, ci dicevano prendere il documento, non si discuteva mai. L'osservatore non si univa mai, ci trattavano come dei rompiscatole più o meno. Le nostre osservazioni sono soltanto dei rompimenti, perché dice tanto loro si sentivano le vere persone, questi ingegneri, che sanno fare i lavori. E chiunque gli dice che c'è un lavoro che non fa è... non dico un cretino di tre facce, ma comunque è un rompiscatole che non va ascoltato. E l'assunto dicevano, alla fine poi non ho neanche più convocato l'osservatorio, noi siamo stati con tutti questi problemi, tutto quello che abbiamo accettato, perché abbiamo pensato sì, insomma, mettetevi una cosa per principio. Queste cose qui hanno un impatto enorme e non è con le parole che vi si ragiona del tutto. Noi abbiamo fatto ogni sorta, e noi facciamo continuamente, ogni sorta di esposto, ogni sorta di ricorso al TAR, ogni sorta di osservazione alla commissione di via, alla magistratura, tutto il resto,
Cioè, non si può, abbiamo sempre fatto tutto il possibile con comitati tecnici, professori universitari, anzi vi raccomando senza, e che queste cose è una cosa importante, importantissima, avere un referente scientifico autorevole. Noi non pensate che la Valdisusa sia una terra facile. Era così facile per fare lavori che nel 90, quando si decide di fare il raddoppio del Freus, del Monte Bianco, c'è una commissione francese che esamina il problema. I francesi fanno molto queste commissioni governative e le firmano con un nome che personalmente mi sfugge. E questa commissione dice: non ci conviene fare il raddoppio in Valle d'Aosta perché lì c'è una popolazione che è sensibile ai problemi. Facciamolo in Val di Susa dove sappiamo che i residenti sono migliori. Cioè nel 90 la Val di Susa era considerata dai rapporti governativi francesi un posto dove si poteva fare un'opera pubblica perché la gente era, per molte ragioni storiche anche, assolutamente tranquilla. Noi abbiamo fatto una campagna di informazione puntuale, siamo riusciti abbastanza a fare quello che volevamo, ma abbiamo sempre puntato dall'informazione precisa, puntuale, e soprattutto siccome quando loro vengono vi diranno delle stronzate terribili, ma ve le dicono con l'aureolo di essere dei tecnici titolati, restano stronzate, ma loro sono così. Allora ci vuole che ci sia almeno un testimone tecnico, un professore universitario, inventatelo, fatene quello che volete, che gli tenga a bada. Perché questo vuol dire che poi quando la popolazione, che sa benissimo i problemi, quando si è sul territorio, ognuno è re ed è professore universitario di quel territorio, dice qualche cosa, non si sente, dice qualcosa a un altro, si lamenta, non si sente dire, te non hai sentito cosa dicono quelli là, te sei mica un ingegnere, lui possa dire, beh, io dico una cosa perché l'ha detto il mio ingegnere. E quel testimonial è una cosa importante per dare fiducia alla gente. E poi sempre andare a cercare senza sforzo ogni documentazione, ogni mostrarla, voi dovete coprire tutti gli spazi di informazione, infatti qui non ci sono. Non pensare, se Novi, il 109 è a meno di qualche chilometro dal cantiere, voi siete comunque presi. Perché, avevo saltato, quando comunque sia, tanto le polvi sottili che non erano mai esaminate, adesso si sa che creano dei danni. Noi, il progetto ci dice che in Val di Susa si devono attendere un aumento delle patologie, quindi la mortalità, le malattie cardiovascolari e respiratorie del 10%. Cioè gli stessi promotori mettono le mani avanti, 10% di malattie, quindi di morti, perché di solito meno, cioè, questo non vuol dire che tutti se lo prendono, perché ci sono persone più resistenti e meno resistenti, ma questo è l'effetto del PM10. Il PM10 non sono le polvere, non è la polvere che vedete in giro, è la polvere che voi non vedete, sono particelle invisibili, è quella che magari potete più o meno intuire, sì, parlo di 10 millesimi millimetro, quelle più grosse, ma adesso si va dalle polvere pericolose, sono da 2,5 a 5 a 10, 10 sono le più grosse. E quello che vedete, le più grosse, è quando un filo di luce va in una stanza buia, quello è il PM10 e meno. Sono polvere che galleggiano nell'aria, non è che vanno fino a 500 metri da un cantiere e poi si fermano lì. Quello è stato nell'aria anche per dei giorni, se c'è una differenza di escursione termica. Quindi è tutta la città che comunque è coinvolta poi in questo fenomeno inquinamento, come quello delle magiche antiche, vanno giorno e notte, si fanno con delle gallerie. Quindi siete in una situazione su cui comunque vi conviene di andare avanti subito, perché comunque è la grande vostra alleato, sono che i soldi non ci sono, li promettono non ci sono. Però più gli date pietre e piede, più loro avranno ragioni per chiedere questi soldi. Quindi le battaglie vanno comunque fatte, vanno fatte sempre lealmente, sempre pacificamente, sempre con tutto il massimo controllo, sempre documentate scientificamente, ricordando però che ci vuole anche i piedi nelle battaglie, non basta la carta. Ecco, insomma, gli spazi di revisione di un progetto si conquistano sul terreno, si conquistano con la carta. Soltanto io credo di avere almeno, a parte che abbiamo tre o quattro ricorsi al TAR che ormai non sappiamo più quando li esamineranno, gli stessi ricorsi, lo stesso principio per cui abbiamo la pulizia, la metrizzazione, l'esproprio, ha tre ricorsi al TAR contro che lo Stato, possiamo dire, non discute perché toglierebbero pubblica utilità. Cioè, non fatevi, queste cose vanno fatte, perché noi dobbiamo fino all'ultimo credere che con la legalità si ottiene questo, ma poi preparatevi a marciare, preparatevi a essere, se no altrimenti non contate. Un'ultima cosa, mi sembrava interessante, oggi stamattina avevo dato un'occhiata ai dati di traffico. I dati di traffico attraverso le Alpi, che sono poi comunque la ragione per cui si farebbe quest'opera, perché dicono perché facciamo il corridoio, bla 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 bla.
A parte proprio quello del corridoio, a me sembra una cosa molto sciocca, perché per quanto ne so io, una nave che si trova nello stretto di Messina e vuole andare a Rotterdam, per dirne una, piuttosto che andare a Genova,